Pace bene, bentornati. Oggi 16 settembre ricordiamo Santi Cornelio e Cipriano. Ascoltiamo. I santi Cornelio e Cipriano sono ricordati dal calendario liturgico nello stesso giorno. Cornelio, originario di Roma, fu eletto papa nel 251. Fu contrastato dall'eretico noviziano, scatenando uno scisma, ma Cornelio fu riconosciuto da quasi tutti i vescovi, primo fra tutti San Cipriano. Morì nel 253, dopo un periodo di prigionia a Civitavecchia, durante la persecuzione di Gallo. Cipriano, vescovo e martire, nacque a Cartagine verso il 210. Dopo 3 anni dalla sua conversione al cristianesimo, fu eletto vescovo della sua città. Ritiratosi in clandestinità durante la persecuzione di Valeriano, venuto a conoscenza di essere stato condannato a morte, tornò a Cartagine per dare testimonianza di fronte ai propri fedeli e venne decapitato nel 258. Quella di Cornelio e Cipriano è una storia accomunata dai fatti che c'erano nella storia del tempo, benché uno era papa, l'altro vescovo, come abbiamo sentito, vivevano in due zone di mondo diverse, ma la situazione era comunque un po' la stessa. C'erano state le persecuzioni, continuavano. E che cosa succedeva? Che non tutti i cristiani avevano poi il coraggio davanti al persecutore di restare saldi nella propria fede. Molti facevano il gesto di adorazione alle divinità pagane e anche se nel cuor loro non stavano rinnegando Dio, però non riuscivano a sopportare l'idea di dover essere torturati o addirittura uccisi. Ebbene, questi fratelli cristiani poi dopo un po' cercavano comunque di ritornare in comunione con la Chiesa. Immaginiamo invece gli altri che magari erano rimasti senza un braccio o magari senza un occhio, con le ferite della persecuzione, li vedevano tornare illesi, contenti, e questo generava un pochino di difficoltà. Questi fratelli che tornavano alla fede venivano chiamati lapsi, che voleva dire scivolati. Quale atteggiamento prendere nel confronto di questi fratelli? Loro non hanno voluto accettare a un certo punto la sofferenza per Cristo, come li giudichiamo? Ebbene, sia Cornelio che Cipriano avevano degli occhi di misericordia verso di loro, non sono andati con il giudizio. C'è anche da dire che c'era un periodo di penitenza previsto per ritornare in comunione con la Chiesa, ma c'era anche una via che a volte noi sappiamo come siamo fatti noi uomini, troviamo anche le giuste scappatoie, quindi qualcuno riusciva, diciamo così, ad avere il pezzo di carta, il certificato, senza poi aver dovuto portare avanti le penitenze necessarie. Questo generava malcontento, ma addirittura per alcuni generava proprio scandalo e ira. Questi due uomini erano visti come troppo permissivi, tant'è che ci fu uno scisma, un antipapa, delle persecuzioni anche per loro, un esilio, un po' come abbiamo ascoltato. Riflettiamo allora, quali sono invece i nostri occhi rispetto agli altri, rispetto a chi sbaglia e a chi torna? Il segreto è avere un cuore di misericordia, perché ricordiamo che il Signore dice: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. È ancora molto più importante, con la stessa misura con cui misuriamo, saremo misurati anche noi. E con queste due perle di Vangelo allora riconsideriamo un pochino questa storia e cerchiamo di capire in effetti chi è che stesse facendo la volontà di Dio. E per diventare anche noi un po' più aperti di cuore, ci affidiamo all'intercessione di questi due santi potenti. Cornelio e Cipriano, pregate per noi.